Buongiorno a tutte e tutti. Oggi leggiamo insieme un libro che si intitola Olivia e devo ringraziare Andrea per avermelo prestato. Questa è Olivia. Sa fare un sacco di cose. Non si stanca mai. O quasi. Ha un fratellino che si chiama Ian, che vuole sempre fare tutto quello che fa lei. Così, per stare un po' in pace, si inventa qualche trucco. Olivia vive con mamma e papà, insieme a Ian, al cane Perry e al gatto Edwin. Al mattino si alza, prende in braccio Edwin, si lava i denti, si pettina le orecchie, riprende in braccio Edwin e si veste. Ma prima fa qualche piccola prova. Nei giorni di sole le piace andare in spiaggia. Le preme arrivarci preparata. L'estate scorsa, quando era piccola, la mamma le ha insegnato a fare i castelli di sabbia. Wow! Ha imparato piuttosto bene. A volte si spancia al sole, ma la mamma sa capire quando è ora di rientrare a casa. Tutti i pomeriggi Olivia deve fare il sonnellino. È ora del riposino, le dice la mamma. Ma lei non ha affatto sonno. Nei giorni di pioggia Olivia va al museo. Punta dritta al suo quadro preferito. Resta a guardarlo a lungo, incantata. Chissà cosa mai penserà. C'è un dipinto, però, che la lascia perplessa. Potrei farlo anch'io in 5 minuti, dice alla mamma. Arrivata a casa, si mette all'opera. Tempo scaduto. Dopo un bel bagno e una cena deliziosa, è ora di andare a nanna. Olivia, però, non ha sonno. Ecco, mamma! Solo 5 libri questa sera, dice. No, Olivia, ne leggiamo uno solo. Facciamo 4, 2, 3. Vada per 3, ma non uno di più. Finita la lettura, la mamma le dà un bacino e le dice: ti voglio tanto bene, piccola peste. Olivia si stringe a lei e sussurra: ti voglio tanto bene anch'io. Olivia ama i vestiti, il mare e i musei. Ama le canzoni, i quadri e prima di dormire vuole leggere un sacco di libri. E voi cosa amate fare di più? Anche a voi piacciono le cose che piacciono ad Olivia? Oppure vi piace fare qualcos'altro? Fatemelo sapere! Un bacio grande a tutti!